buonasera. Possiamo entrare? Certo, prego. Sapete a cosa andate incontro, prego. Il gruppetto, l'esilarante gruppo comico reso famoso da Zelig e Maurizio Costanzo, presenta Serata Omicidio, una commedia scritta e diretta da Giuseppe Sorgi. Noi siamo stati al Teatro Cassia di Roma, dove il prossimo 14 e 15 febbraio è previsto Serata Omicidio. E sulla scena del crimine abbiamo cercato un indizio, un testimone, una soluzione. È una serata omicidio, lo sa? Sì. C'è il morto. Ci scappa proprio la vittima. Potrebbe essere lei. Andiamo avanti. Edna Longoni. Qui in questo camerino trovate Terry, ovvero Sciara Guandalini, e Angela, ovvero Irma Carnia di Monte. Adesso tu alzi quel tuo culo cellulitico da quella sedia, ti levi quel rigurgito dalla faccia e usciamo. E leggi! Oddio. Venerdì 7 febbraio, in via Brunelleschi 42, interno 15, avverrà un omicidio. A mezzanotte in punto. Ma che cos'è, uno scherzo? Dai, sei stata tu a pubblicare sta roba. Su. Io? Ma mi credi pazza fino a questo punto? Peggio. Sono Maria Teresa Longaretti, esperta di gialli e di omicidi, e vado a casa sua. Salve, io sarei la padrona di casa, Angela. Evidentemente non è casa mia, visto che me la invadono e... Lei è molto, molto gentile, lo sa? Ah, io sarò anche tanto gentile, però lei... pazza. Aggressiva. Sì, io sento dentro di me una parte di Poirot, ma anche di Sherlock Holmes e di Miss Marple, ma soprattutto di Jessica Fletcher, sì! Io mi sento proprio la signora in giallo! Qui c'è. Sono Edna Longoni. Sono qui perché ho letto quell'annuncio su internet e vorrei condividere la mia condizione di sofferenza interiore con qualcun'altra. Mi scusi, ma lei è stata vittima di omicidio? No! Santo cielo, no! Allora lei ha commesso un omicidio. Ma perché mai dovrei commettere un omicidio? Mi scusi, ma allora perché è venuta qui? Per truccarmi. Ah, bene, apposta. Si accomodi in questa stanza. Alessandra Ponti, Emanuela D'Antoni. Oh, scusate. Credo si tratti del mio ex fidanzato. Lei lo ha lasciato e lui la vuole uccidere. A casa mia? No, lui ha lasciato me. Ma mi ama follemente. Allora lui si vuole suicidare? A casa mia? No. Mi scusi, ma i pezzi non collimano. Cosa c'entrano dall'omicidio? Nulla. Credo che quell'annuncio sia solo un messaggio in codice per rincontrarmi. A casa mia! Giovanni è molto orgoglioso e non me l'avrebbe mai detto direttamente. Io sono Emma e durante lo spettacolo mangio tutto il tempo. Infatti da qui alla fine peserò 10 kg in più. Venite, mi raccomando. Sono qui perché aspetto un fidanzato tanto, tanto innamorato. Infatti mi ha appena lasciato. Oh, povera figlia! Oh, ma mi ama lui, mi ama, io lo sento. Persone care anche se in cielo ci sono sempre vicine. Ma che cosa ha capito? Non è morto. Non è morto? No. E semmai l'assassino? È morto l'assassino? Ma no! Ma scusate, mi volete dire chi è morto? Ma non lo sappiamo chi è morto. Speravamo ce lo dicesse lei. Io? Ma perché mai dovrei essere io a dirmi chi è morto se il suo fidanzato è l'assassino? No, guardi, non è questione di fidanzato assassino, è che quando uno è morto... Scusate! Ma niente, è proprio morto. Io sono Giovanni Prester, il detective di questa serata omicidi, però diciamo che il mio ruolo in questa vicenda tutto è fuorché di detective, ma non posso anticiparvi oltre. Sono un investigatore privato. Oh! Ho letto quell'annuncio e... ha sentito l'irrefrenabile impulso di unirsi a questa meravigliosa compagnia. Prego. Grazie. Si accomodi.
Un misterioso annuncio su internet preannuncia un omicidio a mezzanotte in punto a casa di Angela, che ha appena traslocato nel suo particolare appartamento. Cosa accadrà? Avverrà un omicidio? Chi sarà stato? Quando? Come? Perché? Non posso anticiparvi nulla, perché mai come in questo spettacolo, che è un giallo puro, qualunque cosa io vi anticipo, cioè vi svelo lo spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo, ciao spettacolo che spettacolo, vi aspettiamo al Teatro Cassia di Roma. A serata omicidio al Teatro Cassia di Roma. Il 14 e 15 di febbraio. Il 14 e il 15 febbraio, mi raccomando non mancate, vi divertirete. Ciao spettacolo che spettacolo, ci vediamo a serata omicidio al Teatro Cassia a Roma. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspettiamo al Teatro Cassia di Roma con serata omicidio quando? Il 14 e il 15, per cui che fare a San Valentino ancora con questa storia delle cene a due? Ma venite a teatro, divertitevi, la coppia è fatta per questo. Vanno di moda le single. Ah sì? Sì. Lei dice? Sì. Interessante, sì. Molto interessante. Ciao, vi aspettiamo. Ciao ai telespettatori di Spettacolo che Spettacolo.